Nell'elegante giardino del collegio, insomma, siamo qua con il professor Belvedere, rettore, il padrone di casa, possiamo dirlo, e che ci spiega un pochettino come funziona il collegio, come si entra, come si vive all'interno del collegio. Ma il collegio è un collegio di merito e quindi si entra con un concorso, cosa che magari qualcuno non sa, qualcuno ci telefona chiedendo di entrare, non so, a metà di un anno e così via. No, si entra all'inizio dell'anno accademico con un concorso molto rigoroso che prevede una prova scritta e due prove orali. Vengono fatte delle graduatorie e in base ai posti disponibili i ragazzi vengono ammessi. Unicamente, questo ci tengo a sottolinearlo, sulla base dei risultati delle prove di concorso. La commissione di concorso è poi in qualche modo indipendente dal collegio perché è nominata dal rettore dell'università e quindi noi in questo modo abbiamo una garanzia di ottima selezione, confermata tutti gli anni anche da una coincidenza di vincitori nostri e vincitori alla scuola normale, per esempio alla scuola normale di Pisa. Quindi il collegio rappresenta un punto di riferimento per i migliori giovani italiani. Abbiamo anche una grossa partecipazione non solo fuori regione ma anche da regioni molto lontane, ad esempio dalla Sicilia, solo per citarne una. E questo a prescindere anche dal reddito delle persone, c'è un aiuto per le persone magari meno abbienti o... Il reddito costituisce un problema del tutto distinto, nel senso che una volta ammessi per merito si valutano le possibilità economiche della famiglia e se sono al di sotto di un certo ammontare, insomma il calcolo non è facilissimo, il posto è assolutamente gratuito, cioè se un anno entrassero tutti i ragazzi e tutte ragazze appartenenti a famiglie diciamo disagiate economicamente non pagherebbe nessuno, cioè non c'è una quota di posti gratuiti esaurita la quale poi gli altri devono pagare, no, dipende dalle condizioni di chi entra per merito. E poi non solo ci sono i posti gratuiti, ma anche il contributo richiesto è in qualche modo calcolato in proporzione al reddito della famiglia, per cui ci sono dei posti non gratuiti, ma che di 2.000 euro all'anno, stiamo parlando appunto di una permanenza qui, come dire, pensione completa di dieci mesi, di tutte le strutture della biblioteca, i giornali e qualsiasi cosa di cui i ragazzi possano avere bisogno. Per non parlare della cosa più importante, cioè l'attività culturale che svolgiamo. E dagli anni 60 c'è anche una sezione femminile. Dalla metà circa degli anni, poco dopo, io ero in collegio come studente quando sono entrate per la prima volta le ragazze, devo dire è stata una discreta rivoluzione, ecco, in un collegio tutto maschile da secoli. Oggi però la sezione femminile è, come dire, un fiore all'occhiello del collegio perché le ragazze sono molto brave, come è noto, studiose, si applicano e devo dire molto brave anche nello sport, molto più brave dei ragazzi e hanno fatto man bassa qui a Pavia di tutti i titoli possibili, di tutti i campionati e trofei. Penso inoltre che la organizzazione mista del collegio renda più naturale la vita in collegio, cioè il collegio dentro è come la società fuori, fatta di ragazzi e di ragazze, senza, come dire, forme di segregazione. E dalla sezione femminile è uscita anche la vincitrice poi del premio che avete istituito? Sì, sono uscite tantissime eccellenti persone che si sono fatte onore, hanno fatto onore al collegio in Italia e all'estero.
nella fascia sotto i 40 anni, diciamo la giuria scientifica, la commissione scientifica ha come dire, selezionato la Chiara Manzini, che io ricordo molto bene quando era studentessa qui in collegio, e già da allora aveva delle capacità di lavoro e un interesse, un impegno nelle sue ricerche, nei suoi laboratori, del tutto straordinario. Diciamo che il collegio può rappresentare proprio un buon ambiente in cui poi queste personalità particolarmente così dotate e impegnate possono in qualche modo svilupparsi. Ecco.